La parola giorno per giorno. Riflessioni su versetti biblici tratte da Adi Media, Servizio Pubblicazioni, Assemblee di Dio in Italia, Roma. Atti, capitolo 16, versetto 25. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. Cantare nelle avversità. Battuti con la verga e imprigionati con le catene ai piedi. Questa era la condizione dei missionari Paolo e Sila, e tale situazione li spinse a cercare Dio in preghiera e a lodarlo di cuore. Strano, vero? Non per chi gode il conforto e la libertà spirituale in Cristo. Molto spesso sperimentiamo nella nostra vita quanto sia difficile adorare, lodare ed onorare il Signore nelle prove e nelle sofferenze. La nostra natura è incline allo scoraggiamento, allo sconforto, ma come figli di Dio dovremmo imparare da questi due servi del Signore. A notte fonda, rinchiusi in una delle celle più interne dove le tenebre toglievano ogni spiraglio di luce, essi riuscirono ad alzare lo sguardo della fede sopra le circostanze e lodare il nome dell'Iddio vivente. Caro amico, qualunque sia la situazione avversa che oggi stai vivendo, ricordati che Cristo è vicino a te. Soprattutto, che Egli è degno di essere glorificato e lodato dall'anima tua. Anche in un giorno come questo. A domani, a Dio piacendo. La parola giorno per giorno. Audio video realizzato da adicatania.net.